Benvenuti al TG dedicato all'informazione regionale. Sono 200 le famiglie che hanno deciso di prestare le loro abitazioni ai migranti. Vediamo. Che negli ultimi 10 giorni hanno contattato il numero verde attivato dalla regione e messo a disposizione le loro case per ospitare i migranti arrivati nel Granducato. Migranti che al momento, stando ai numeri forniti dall'assessore Vittorio Bugli, sarebbero 5.682, ospitati in 408 strutture e dunque meno di 15 per struttura. Sempre al numero verde regionale sono arrivate anche 100 telefonate di cittadini pronti a dare in gestione le loro case vuote a una delle 120 associazioni che in questi giorni si stanno occupando dell'accoglienza e della formazione dei profughi. È l'accoglienza diffusa che volevamo, che con questi numeri, nonostante questi numeri, sta tenendo. Ci sono ancora delle realtà dove l'ospitalità ancora non è avvenuta e rilanciamo ancora una volta l'appello affinché in quelle realtà vi sia un impegno in prima persona da parte dei sindaci per andare a recepire strutture che serviranno nelle prossime settimane. E visto che la stagione balneare ormai è finita, Bugli ha invitato anche i comuni costieri a fare la loro parte, Isola d'Elba compresa, dove potrebbero arrivare circa 100 migranti. Nei comuni dove non ci sono strutture, poi la regione è pronta a installare 2, massimo 3 moduli abitativi temporanei per area. Tutto questo mentre i consiglieri regionali del Partito Democratico hanno deciso di impegnarsi in prima persona con un viaggio nei centri d'accoglienza. Andremo a raccogliere sabato prossimo le testimonianze, i racconti, non solo di chi è venuto e ha delle avventure a volte drammatiche da raccontarci, ma anche i cittadini che si sono resi protagonisti di questo percorso di accoglienza. Ognuno dei 24 consiglieri del PD visiterà dunque una struttura nel suo territorio per fare, come recita il titolo dell'iniziativa, la cosa giusta.